Io mi chiamo Corrado D'Angelo e sono l'autore di Mine Vaganti, che è la mia seconda raccolta di racconti. Racconti di cosa? Guarda, sono tutti racconti che hanno la caratteristica di essere ambientati nella realtà di oggi. Vita quotidiana, personaggi tra di loro sempre diversi, ma comuni. Puoi incontrare ragazze che lavorano al bar, giocatori di poker, poliziotti, bambini che raccontano la loro vita di scuola, sportivi e via dicendo. Tutti personaggi in cui uno di noi si può riconoscere. Ed è, vi dicevi, la seconda raccolta? Sì, nel 2018 avevo pubblicato una prima raccolta che si intitolava 47 secondi, sempre con la edizione Convalle di Monza. Invece questo è stato pubblicato a gennaio del 2021. Ok. A chi ti ispiri? Chi è il tuo punto di riferimento? Guarda, se dovessi dire un punto di riferimento preciso, io sceglierei Carver, che è quello scrittore americano che ha fatto del racconto, in particolare del racconto breve, la costante della sua narrativa. E lui è quello a cui mi sono ispirato. Non ti nego che ho letto anche moltissimo Hemingway e Calvino. Sì, infatti immaginavo Calvino è per me il maestro dei racconti. Dei racconti in Italia, assolutamente, sì. Cosa ti ha portato alla scrittura? Guarda, io ho sempre scritto da quando avevo 18 anni. Poi finalmente nel 2017 ho trovato un po' di tempo per me, ecco, a livello personale, di sviluppo per coltivare le mie passioni, e ho seguito un corso di storytelling. Quasi naturalmente, quasi per caso, dal corso è nata la prima raccolta di racconti, perché l'insegnante mi ha detto: ma guarda che qui c'è roba buona, cioè, comincia a proporla in giro. È venuto così, e visto successo. L'hai seguito a Torino, questo corso? Sì, sì, a Rivoli, che è appunto a due passi da Torino. E poi l'arrivo alla casa editrice, ho fatto una spedizione tramite un blog, mi hanno chiamato loro, mi hanno detto se sei in grado di proseguire con questo ritmo narrativo, perché sono racconti molto veloci, concisi, noi ti pubblichiamo il libro. Ed è nato. Quindi questa così. È una seconda, ci sarà una terza? Guarda, il terzo progetto, piuttosto avanzato ormai, sarà un po' diverso, nel senso che sarà 9 racconti di montagna, parleremo solo di montagna, e sarà una graphic novel, perché insieme all'illustratore che ha disegnato la copertina lanceremo questo libro, in cui appunto saranno raccolti soltanto 9 storie di montagna e lui le illustrerà. I miei testi sono già pronti e stiamo buttando giù la prima storia in forma definitiva e cominceremo a cercare un editore, che ovviamente deve essere diverso da quello della narrativa, perché la graphic novel è una nicchia di mercato abbastanza costosa. Certo, va bene, grazie.